Bentornato nel mio canale YouTube. Piacere di conoscerti. Come ti senti oggi? Ti auguro un nuovo giorno molto felice. E qual è il tuo segno oggi? Oggi è martedì 24 agosto 2021. Oroscopo Paolo Fox. Oroscopo Sagittario. Giornata super, purché fuori casa. Parenti serpenti, fratelli coltelli, ma dagli amici. Soltanto benefici. La dicono lunga Venere tenera e disponibile in sestile e Saturno, stesso aspetto ma dall'altro lato dello zodiaco, quello che appunto segnala legami con gli affini, dai quali anziché affetto oggi ricevete freddezza, se non addirittura la classica porta in faccia. A sottolineare una raffica di problemi familiari, tra tensioni e disguidi, l'opposizione in gioco tra la Luna e Marte, anche sul lavoro vi tocca subito darvi da fare. Senza perdere nemmeno un minuto perché, a detta del vostro capo, di tempo ne avete già perso fin troppo. E che dire del padrone di casa o dell'amministratore condominiale che reclama il dovuto? Insomma, un martedì caotico, pieno di impegni e senza nessuno tra le persone più vicine disposte a darvi una mano, mentre voi imbambolati fate tutto al rallentatore, con un pensiero e un sorriso mesto ancora alle vacanze e un altro, preoccupato, all'immediato futuro. E se vi preoccupate voi, gli ottimisti dello zodiaco, c'è da temere che del vero ci sia. Giovane Bruno che potrebbe essere un corteggiatore o una persona interessata a voi, probabilmente uno studente, un commerciante, un piccolo imprenditore, un domestico. Giovani collaboratori fidati, colleghi giovani che vi aiuteranno, giovani soci in affari fidati e onesti. Sognare non costa niente, e in amore ancor meno. Non prendete però alla leggera la realtà. Nessuno esclude che da questa realtà non possa nascere il vostro sogno d'amore. Ma se non vi date da fare, ora, subito, potreste rovinare quel sogno per sempre. Il lavoro vi vede impegnati in una fase particolarmente difficile, dovrete trovare le energie emotive per impegnarvi a fondo. Non aspettatevi gratifiche o riconoscimenti, è un periodo difficile ed è facile che siate scoraggiati. Chi cerca un lavoro dovrà affidarsi alla ricerca di qualche contratto a termine. Telefonate o messaggi che si fanno attendere per alcuni di voi, come al solito vi prenderà l'ansia e l'impazienza rendendovi particolarmente nervosi. Non chiedete in giro troppi consigli, pensate piuttosto a decidere con la vostra testa su varie questioni, alcune delle quali oggi potrebbero essere urgenti. Prendete il coraggio a quattro mani. Giornata in cui sono possibili grandi incontri sia per il lavoro sia che per l'amore, solo quelli nati di venerdì tra le 9 e le 18 potrebbero avere delle difficoltà. Fate bene i vostri calcoli in amore ma non contate sulle bugie per recuperare qualche situazione spiacevole. Il danno potrebbe essere peggiore del rimedio. Una persona vorrebbe chiedervi scusa ma non ne ha il coraggio. Se riuscirete a comportarvi in modo che possa uscire allo scoperto lo incoraggerete di sicuro. Piccole noie con qualche amico. Buone nuove da persone che non si vedono da tempo, vi farà molto piacere risentirle. Cercate di non perdere i contatti ancora una volta. Ottimi i rapporti con i familiari. Eccellente salute. Sarai romantico. Gioia in amore. Affetto dagli amici. Vantaggi da viaggi, studio, sport. In questa giornata potrebbe accadere proprio a voi di sentirvi fuori posto in un luogo che solitamente vi è familiare e che non avete attentamente considerato come pericoloso o insidioso in questi ultimi tempi. In questa giornata sarete posti di fronte ad un bivio, nel senso che avrete da spendere dei soldi, ma non saprete dare la priorità alla spesa giusta. Non siate gelosi, il rapporto di coppia potrebbe risentirne pesantemente. Mostratevi comprensiva e disponibili in amore per evitare battibecchi e incomprensioni. Gioco dei transiti planetari che mostra uno scorrere sereno della giornata. Venere, Saturno e Giove vi guardano sorridenti da Bilancia e Aquario. Il vostro temperamento ottimistico, espansivo, protagonistico, per molti versi avrà modo di esprimersi alla grande. Buona la forma psicofisica, specie se siete nati in dicembre e qualora siate tuttora in vacanza. Volete avere sempre le mani impegnate, non vi piace rimanere senza qualcosa da fare, eppure ogni tanto dovreste concedervi un momento di pausa per ricaricare le energie.
Questa è la cosa migliore da fare, approfittate della fine di agosto per godervi un po' di tranquillità, perché il lavoro ha in serbo per voi un po' di nervosismo. In queste prime 48 ore della settimana devi tenerti lontano dalle complicazioni. Intendiamoci, non è un periodo no. Anzi, con Venere favorevole potrebbe essere un momento importante per cercare quella liberazione a livello emotivo e sentimentale che stai aspettando da tempo. Due astri a favore e due contro per una giornata all'insegna della par condicio. Il sostegno da Venere e Saturno entrambi in sestile al vostro segno, con più calore dagli amici però che dai parenti. Le difficoltà riguardano la famiglia turbata dai vostri impegni lavorativi, impossibile rilassarsi con un tipo votato al successo, ma Urano in sesta casa la dice lunga, con questi chiari di luna bisogna adattarsi e quando un lavoro ce lo si tiene ben stretto. Amore ed Eros, gli amici snobbano la vostra nuova fiamma, ma a voi piace e ve ne fate un baffo. Dispettoso invece il quattro zampe che per punirvi di averlo lasciato in custodia ai nonni vi guarda storto e dalla vostra mano non accetta né carezze, né crocchette, dategli tempo, gli passerà. Una tenera amicizia attende sviluppi, ma finché non sarete sicuri dei vostri sentimenti e soprattutto dei vostri desideri, non fate passi di cui vi potreste pentire. C'è una persona che nella vostra vita amorosa ha contato più delle altre, beh, forse sarebbe il caso di ricontattarla presto, provare non costa nulla. Qualcosa dal vostro passato sta per tornare. Potete mostrare, negli affetti, un temperamento amatorio sincero e lirico. La luna in angolo dissonante per il vostro segno dai sentimentali pesci vi invita a esteriorizzare le manifestazioni d'affetto. Di solito tenete fuori le effusioni a favore di un vigoroso e sano sentimento autentico. Questa giornata, però, potreste cambiare registro. Metterete un pizzico di poesia nel vostro menage di coppia e non sarà una cattiva idea, anzi, vi aiuterà ad avvicinare di più la persona che avete accanto, deliziata e un po' sorpresa dal vostro comportamento insolito. Lavoro e denaro, novità vi attendono in azienda oppure online, se buone o cattive sarete voi a deciderlo in base alle vostre ambizioni e alle vostre esigenze. Se, visto il momento, sapete accontentarvi la prenderete con filosofia, senza farvene un cruccio. Difficoltà invece per gli ambiziosi che vorrebbero arrivare in alto ma se la vedono con la concorrenza e con le esigenze di una famiglia decisa a trattenerli, a voi la trasferta andrebbe benissimo, ma a loro no. Difficoltà a rimettersi sui libri dopo una lunga vacanza, il test di ammissione all'università si avvicina e così anche l'esame lasciato indietro. Fatevi sotto, non c'è più tempo da perdere. Stavolta vi conviene agire con un po' di indipendenza. Se trovate una bella occasione di lavoro, non condividetela subito con gli amici. Difatti, c'è la possibilità che qualcuno si muova prima di voi. Non fatevi battere sul tempo. Lavorate anche oggi. Con buona volontà che vi è tipica, continuate il vostro impegno da poco cominciato, senza far pesare agli altri colleghi le difficoltà nate da inefficienze e circostanze lasciate in sospeso prima delle ferie. Marte, pur negativo dalla Vergine, vi infonde il piglio per non scoraggiarvi, specie se appartenete alla seconda decade sagittariana. Benessere, nervosi e con l'apparato respiratorio un po' affaticato, sarà la fatidica sigaretta, oppure l'umidità che grava ancora nonostante agosto volga al termine e il sole, passato in Vergine, sia quello di fine estate. Col mondo ribaltato però il caldo continua a picchiare forte, procurandovi fastidio su vari fronti, emicrania, sbalzi pressori, digestione difficoltosa causa tutta la roba fredda che ingoiate cercando inutilmente refrigerio. Un punto a vostro favore, l'immagine non perde colpi. Belli e armoniosi come sculture. L'allineamento planetario ti supporta nel fare ciò che è giusto a livello fisico. Se stai viaggiando questo mese per lavoro o per piacere, fai particolare attenzione alla dieta e all'esercizio di cui hai bisogno. Per lei, archiviati i romanzetti d'evasione e l'enigmistica, tornate alle letture impegnative di sempre, dai testi universitari ai saggi di approfondimento, ma dovreste riguardarvi anche qualche manuale di hobbistica o ricettario di cucina, così non rischierete di fare disastri in casa o mandare tutta la famiglia a letto con la gastrite e il mal di pancia.
Per lui, poche parole, qui occorrono i fatti, ma non siate precipitosi, le cose fatte in fretta riescono sempre storte. Colore delle emozioni, grigia nuvola. Barometro dell'umore, piovoso. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6. Attività, 4. Finanze, 6. Benessere, 5. Grazie per aver guardato i miei video, mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video, il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo.